veramente lieto di ritrovarmi nuovamente in quest'aula per il nostro convegno, che quest'anno ha inteso presentare il lavoro di ricostituzione, tutela e valorizzazione del fondo librario appartenuto al Beato Giovanni Paolo I. Siamo alla Pontificia Università Gregoriana, una sede importante per Giovanni Paolo I. Qui il futuro Papa conseguì nel 1947 i gradi accademici. L'importanza di questa sede è dettata non solo da motivi biografici. Qui, in occasione di questo convegno, viene anche firmato un protocollo d'intesa tra la Pontificia Università Gregoriana e la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Da un po' di tempo la Pontificia Università Gregoriana e la Fondazione Vaticana di Giovanni Paolo I abbiamo lavorato insieme, specialmente dal punto di vista della ricerca. Abbiamo pensato per i nostri studenti sarebbe un'opportunità di utilizzare questa biblioteca, per esempio, possono approfittare di questo rapporto più stretto con la Fondazione. Quest'anno ci focalizziamo quindi sulla sua biblioteca ritrovata. Attraverso la sua biblioteca il Papa ha un volto diverso che però fa parte del suo carisma. Non esortazioni apostoliche né encicliche sono state il lascito di Giovanni Paolo I, ma un testo colloquiale, squisitamente letterario. Illustrissimi. Le lettere immaginarie di Albino Luciani, grazie al lavoro sulle fonti, escono oggi per la prima volta in edizioni critica. L'incredibile portata del suo sapere letterario sconfinato, ma l'incredibile portata, diciamo, feconda della letteratura dentro Illustrissimi. Italo Calvino scrive che un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E questo, senza ombra di dubbio, il caso di Illustrissimi. Ben merita che se ne nutrano nuove generazioni di lettori. A Charles Dickens e a Mark Twain. Caro Dickens, sono un vescovo che ha preso lo strano impegno di scrivere ogni mese per il Messaggero di Sant'Antonio, una lettera a qualche illustre personaggio. Ad Alessandro Manzoni. Aristocratico di nascita, voi ammettete un'unica aristocrazia, il servizio ai poveri. Per voi non c'è superiorità d'uomo sopra altri uomini se non il loro servizio. In questi 3 anni la Fondazione ha compiuto passi fondamentali per predisporre le basi che consentono di favorire a livello internazionale la ricerca, gli studi, l'approfondimento e al tempo stesso ha contribuito alla maggiore e corretta conoscenza, alla divulgazione del messaggio e dell'esemplarità del Beato Albino Luciani, maestro della sapiente arte del porgere, del parlare a tutti, affinché a tutti possa giungere comprensibile il messaggio della salvezza.